E che vanno attuate quando le cose non funzionano nel modo migliore. Salutiamo anche Roxy e Rosa. Quando le cose magari non vanno nel modo migliore, allora si possono mettere in atto delle strategie che possono produrre, diciamo, dei risultati anche importanti in modo anche abbastanza rapido, fondamentalmente. E questa è un po' la cosa più importante, la cosa fondamentale che devi tenere presente. Intanto, quello che suggerisco io sempre è essere autentici, perché sembra strano, ma l'autenticità è fonte di attrazione. Essere autentici significa fondamentalmente non imparare le strategie di seduzione, perché o non imparare a comportarsi nel modo giusto, ma non voler essere qualcun altro, no? Perché spesso il voler essere qualcun altro ti porta a non riuscire poi a conquistare nessuno, fondamentalmente. Questo è quello che succede. Perché se tu vuoi conquistare, diciamo, qualcuno, è molto importante che mantieni il tuo, come dire, la tua integrità, no? Senza cercare di fare delle cose che non ti portano poi nessun risultato. Invece è molto importante fare le cose che ti senti di fare, con la quale ti senti a tuo agio. Le donne autentiche attraggono sicuramente. Non cercare di essere qualcuno che non sei, non cercare assolutamente di essere qualcuno che non sei, perché se cerchi di essere qualcuno che non sei, otterrai dei risultati che non vuoi. Questo potrebbe essere anche questa potrebbe essere anche come dire, un detto, no? Se cerchi di essere qualcuno che non sei, otterrai dei risultati che non vuoi. E comunque, diciamo, se una persona esatto, la parola coerenza è fondamentale, il che spesso, come dice Giorgio, viene malinterpretata perché, esatto, facciamo lo short, brava, brava, se vuoi essere qualcuno che non sei, otterrai i risultati che non vuoi. Di qua ci facciamo lo short, possiamo anche farlo direttamente. Poi me lo dimentico. Se vuoi essere qualcuno che non sei, otterrai i risultati che non vuoi. E essere autentici è un punto fondamentale, no? E la parola coerenza, come dice Giorgio, viene spesso malinterpretato, no? Essere coerenti non è che non significa non cambiare idea. Essere coerenti significa essere comunque allineati con i propri valori. Essere coerenti significa comunque, diciamo, esprimere, no, il proprio sé, il proprio essere. Se io sono fatto in un modo, ma significa non lasciarsi condizionare dagli altri, fondamentalmente. Perché spesso noi pensiamo che sedurre possa essere, diciamo, cioè che per sedurre bisogna cercare in qualche modo, per sedurre bisogna cercare in qualche modo di compiacere alle altre persone o adattarsi agli altri. Questo è sbagliato perché non porta a nessun risultato. Poi, ovviamente, un'altra cosa che è fondamentale è essere positivi e ottimisti. Purtroppo ci sono dei momenti in cui magari uno non è tanto positivo, però in generale, diciamo, bisogna superare questi momenti e cercare di essere positivi, cercare di essere ottimisti e cercare di avere una visione positiva della vita, anche perché comunque la vita è questa, insomma, e ce n'è una fondamentalmente, quindi bisogna, di vita ce n'è una, tutte le altre, com'era? Di stella ce n'è una, tutte le altre, c'è una pubblicità, no? Diceva, stella di Negroni, vuol dire quindi stella ce n'è una, le stelle sono tante, milioni di milioni. Beh, l'ottimismo è figlio di obiettivi grandi se uno vivacchia e si deprime. Esatto, bisogna avere dei grandi sogni. C'è un'altra cosa che secondo me, un'altra cosa che mi è venuta è i grandi sogni fanno gli uomini e le donne grandi. Oh, salutiamo anche Wormhole. Dopo tanto è tornata la nostra Wormhole.
I sogni grandi fanno grandi gli uomini, perché sognare è molto importante, avere un sogno che non diventi un bisogno è qualcosa di fondamentale, è qualcosa che attira, è qualcosa che coinvolge, è qualcosa che fa innamorare. Quindi grandi sogni fanno gli uomini grandi. E quindi la positività e l'ottimismo bisogna costruirselo, non nasce da solo. Ecco, questo è un punto fondamentale. Noi purtroppo salutiamo anche Annalisa, eppure altre cose grandi fanno felice le donne. Ma su questo diciamo che gli esperti dicono che non è la grandezza in sé, ma comunque, de gustibus non disputandum est. Un'altra cosa interessante, io credo che sia anche fondamentale, no? È essere divertenti e allegri, perché essere persone divertenti e allegre, tra l'altro l'ottimismo, il divertimento e l'allegria vanno costruiti, non sono parte innata. Chiedi la Rocco, esatto. Non sono una parte innata di noi, l'allegria, l'ottimismo, la forza interiore dobbiamo imparare a farla crescere. Salutiamo anche Gabriella. Dobbiamo imparare a farla crescere perché noi viviamo in un mondo entropico fondamentalmente, no? L'entropia è quell'energia, diciamo, degradata, no? Che si trasforma in calore. E quindi degradata insomma per noi, perché poi per l'universo probabilmente non è degradata. E noi siamo soggetti a questa freccia entropica. Quindi naturalmente le cose vanno male. Diciamo che io credo che gli esseri umani siano più inclini naturalmente alla depressione che alla gioia e alla felicità. Cioè la depressione sono come le erbacce, diciamo, crescono naturalmente. Mentre invece l'allegria, la gioia, dobbiamo alimentarla. Fanno parte di noi, ovviamente, perché se non facessero parte di noi non potremmo alimentarle. Ma vanno costruite, vanno alimentate, altrimenti, diciamo, come diciamo, l'entropia tende ad aumentare e se vogliamo passare dall'entropia all'esotropia, ci dobbiamo mettere della forza, ci dobbiamo mettere dell'energia fondamentalmente, no? Quindi possiamo creare una situazione esotropica, piccola, contenuta in un mondo entropico. E così è la, diciamo, e così è anche nella relazione. Con le persone, no? Se noi siamo ottimisti, dobbiamo costruircelo quell'ottimismo, perché altrimenti non ce l'avremo. Come dobbiamo imparare a essere divertenti, a essere allegri se ci riusciamo, ma è un qualcosa che va costruito. È molto importante, io credo, nella seduzione, anche una cosa fondamentale, essere interessanti, ma per essere interessanti dobbiamo interessarci. È un po' come, diciamo, se fai quello che non vuoi, se sei quello che non vuoi, ottieni, se sei quello che non sei, ottieni quello che non vuoi. Adesso non mi ricordo più, mi sono già perso. Comunque, se qualcuno se lo ricorda, magari lo scrive, perché io poi mi dimentico. E quindi essere interessanti è fondamentale, ma dobbiamo interessarci alle cose, dobbiamo avere una curiosità nella vita, no? Perché gli uomini, ma anche le donne, sono attratti dalle persone che hanno qualcosa da dire, qualcosa che possa stimolare comunque il pensiero. Non sembra strano, ma il pensiero seduce, sembra strano, ma il pensiero coinvolge, sembra strano, ma il pensiero fa innamorare. Nel frattempo ricordo a tutti di iscrivervi al canale, mettete un like, perché hai nascosto Annalisa? Warmall, perché hai nascosto Annalisa? Non va nascosta Annalisa, comunque l'ho risbloccata. Stai facendo casini con sto cavolo di cellulare, Warmall.
Allora, aggiungiamo. Stai facendo casini. Adesso prova a scrivere, Annalisa. Dovresti essere sbloccata. C'è Wormhole che col cellulare fa casini. Prova a scrivere, Annalisa. Dovresti essere sbloccata adesso. Prova a scrivere, Annalisa. C'è Wormhole che sta facendo casini, tocca col cellulare e fa casini. Prova a scrivere. Ok. Bene, bene. Se cerchi di essere qualcuno che non sei, otterrai i risultati che non vuoi. Ecco, bello, bello, questo qua è a posto. Ok, bene, bene, sta scrivendo. Comunque, tornando al concetto di prima, è molto importante anche essere affascinanti. Il fascino è molto importante. Essere affascinante e misteriosa è importante, no? Essere totalmente, diciamo, essere totalmente, come possiamo dire, essere totalmente prevedibili. La prevedibilità non seduce fondamentalmente. Essere prevedibili non è seducente. Questo dobbiamo tenerlo presente. Essere prevedibili non è assolutamente seducente. Quindi io suggerisco proprio di essere affascinanti, di essere misteriosi e ovviamente anche sexy e seducente, perché questa è comunque una cosa. Ecco, per essere sexy e seducente, che vale secondo me sia per gli uomini che per le donne, in un'epoca in cui diciamo, si è persa la mascolinità e la femminilità, perché purtroppo viviamo in un mondo in cui diciamo, siamo LGBT, PT, Q, R, S, T, V, Z, K, Y e tutte queste lettere che hanno parzializzato le cose, no? Che poi secondo me è semplicemente una volontà del potere per depersonalizzare le persone, per far sì che le persone perdano proprio il loro modo di essere fondamentalmente, per far sì che le persone perdano, diciamo, la loro identità fondamentalmente, no? Perché viviamo in un mondo dove ci vogliono mandare in crisi identità e quindi hanno creato questa cosa qua, no? Di persone che si identificano in questo, si identificano in quello. Oggi mi sento un po' uomo, oggi mi sento al 30% uomo, al 70% donna, domani mi sento al 60% uomo, al 40% donna, poi mi identifico col gatto, insomma. Ecco, invece io credo che proprio in quest'epoca dobbiamo imparare. Proprio in quest'epoca dobbiamo imparare a sviluppare la mascolinità e quindi perché essere sexy, sensuali vuol dire per un uomo sviluppare la mascolinità e per una donna sviluppare la femminilità, ma proprio anche nelle movenze, soprattutto il linguaggio non verbale, no? Una volta, come dire, gli uomini, che erano uomini con la U maiuscola, avevano una camminata maschile fondamentalmente. Si sedevano con le gambe larghe, non lo so, cioè basta vedere le foto, cioè dei modelli, no? Degli anni 50 fondamentalmente. I modelli degli anni 50, andate a vedere, che ne so, Fronte del Porto, no? Come film. Oppure anche negli anni, non so, Fonzi, non lo so, andatevi a vedere, come si chiama, James Dean, Marlon Brando degli anni buoni, quelli sono esempi di mascolinità, ma anche, diciamo, ma anche fondamentalmente, che ne so, anche John Wayne, ad esempio, no? Nel suo essere un po' rozzo, però John Wayne era un prototipo di maschio, James Dean. Oggi,
Chi abbiamo? Non lo so chi abbiamo, però abbiamo tutte queste, come dire, questi incroci particolari che non sono né carne né pesce. Polyuma, ad esempio, certo, tutte queste cose qua. Ma anche le donne erano femminili, no? Pensate a Marilyn, ad esempio. Ma pensate anche a Greta Garbo, a Marlene Dietrich, pensate alla femminilità, anni 20, no? O 30, quanto era femminile Marlene Dietrich. Questi sono esempi di femminilità e mascolinità che non sono morti e che dovremmo tirare fuori, che sono estremamente seduttivi. Salutiamo Annalisa, e che sono estremamente seduttivi. Invece oggi, diciamo, abbiamo, non lo so, siamo passati in un'epoca in cui non c'è più, no? Non c'è più una linea di demarcazione, no? Non c'è più una linea di demarcazione. Mio nipote di 14 anni pare una bella bimba. Esatto. Non si riconoscono più, non c'è più. Non c'è più demarcazione, non c'è più la mascolinità e la femminilità, è diventato tutto un, come dire, un miscuglio, no? Qui non si capisce, no? Ci sono donne maschie, uomini femmina, oppure gender mischiati, no? Quindi questo non è seduttivo. Io credo, forse perché come Giorgio Cameli sono del millennio precedente, neanche del secolo precedente, io e Giorgio Cameli siamo del millennio precedente, quindi abbiamo 1000 anni circa, e quindi nel nostro millennio precedente l'esempio del maschio era maschio e la femmina era femmina, no? Ma anche, non so, pensate a Sofia Loren, no? I Sumeri. Anche Sofia Loren, un'italiana, no? Ma anche gli italiani, no? Erano maschi comunque. Invece una volta, ma anche, insomma, dobbiamo imparare, secondo me, è fondamentale a riacquisire la nostra mascolinità per i maschi e la femminilità per le femmine. E non vuol dire essere, diciamo, poi ognuno fa quello che vuole, però salutiamo anche Carmen. Però io credo che sia importante nella seduzione, insomma, manifestare la propria mascolinità e la propria femminità. Non avere paura di mostrare la femminità e la mascolinità. Sì, gli esempi sono tanti, ma sì, anche tempi più moderni, Gina Lollobrigida, Hedwig Fenech, sono tantissimi, no? Quindi poi è importante anche essere indipendenti e sicuri di sé. Sia gli uomini che le donne sono attratti da chi non ha bisogno di qualcun altro per sentirsi completo. Questo è un punto fondamentale. Il nono punto è imparare ad ascoltare gli altri, perché le persone poi amano parlare delle loro vite, dei loro pensieri, amano tirare fuori quelle che sono le loro emozioni, e più riesci a tirare fuori le emozioni, più riesci a conquistare, più riesci a sedurre, più riesci a ottenere dei grandi risultati, no? E anche essere centrati sul momento presente. Quindi, come dicevamo, per essere, diciamo, autentici devi imparare a non cercare di essere qualcun altro che non sei, perché le altre persone se ne accorgono, no? Come dicevo, per essere ottimista e positiva impara a sorridere spesso, parla di cose che ti rendono felici. Noi spesso quello su cui facciamo il focus diventa la nostra realtà, e questo è un punto fondamentale. Quando uscivo con Mastroianni lo sentivo virile anche nello sguardo. Bene, brava Patrizia. Patrizia ci ha sedotto Marcello Mastroianni. Brava Patrizia. C'è un'evoluzione. Esatto, oggi quello che dice Giorgio lo condivido tantissimo. C'è un'evoluzione tecnologica, ma c'è un'evoluzione spirituale, emotiva e anche un'involuzione caratteriale, no? Perché oggi, cioè, vogliamo gestire le emozioni con la logica, no? E vogliamo
fare delle cose che sono delle forzature. Perché ci inducono a fare questo? Salutiamo Tug, ci inducono a fare questo, ci inducono gli uomini a essere effeminati e le donne a essere mascolinizzate. Perché mischiano le carte, no? E così creano problemi. Perché il problema, io credo che poi qual è di fondo? Che in una società dove l'identità non è, l'identità, diciamo, non è ben definita, dove l'identità non è ben definita, le persone hanno problemi, non pensano più che ti stanno manipolando, non gli frega niente che il mondo è in guerra. Che ci sono persone che si ammazzano, non lo stanno neanche a pensare. E loro oramai, salutiamo anche Cristiano, e loro oramai, salutiamo anche Elena, e loro oramai non pensano più questo, no? Invece viviamo in un mondo involuto fondamentalmente, no? Dove ci possono propinare qualunque cosa, tanto noi, i nostri pensieri sono focalizzati a quanto mi sento uomo, a quanto mi sento donna, a quanto mi sento. Poi ci sono quelli che sono maschi ma si sentono donne. No? Io sentivo anche il paradosso che un uomo può restare incinto. Un uomo può restare incinto. Perché? Per restare. Come fa un. Cioè, una volta se uno avesse detto un uomo può restare incinto, lo prendevano e lo mandavano direttamente, diciamo, nel manicomio, no? Veniva chiuso direttamente in manicomio. Oggi, anzi, si incazzano se tu gli dici che un uomo non può restare incinto, perché ti dicono no, un uomo può restare incinto. E cosa ci vuole per un uomo per restare incinto? Basta essere una femmina che si sente uomo e il gioco è fatto. Basta essere una femmina che si sente uomo e il gioco è fatto. E l'uomo diventa, si resta incinto. Non c'è mica niente, oppure oggi ti rinchiudono se contraddici questo, esatto. Comunque, detto questo, è un punto fondamentale, no? Quindi, impara a sorridere, dicevo, perché sorridi e parla di cose che ti rendono felici, cerca di essere divertente, cerca di essere allegra. Cerca di essere interessante, di essere stimolante, leggi libri. Ecco, un'altra cosa interessante, tra l'altro di libri vi propongo i libri di Giorgio Cameli, Battito di ciglia, Sentiero della felicità, e perché anche i miei libri, Ingegneria della seduzione, a te il cuore, a me il cuore, please, comunque, oppure anche altri libri, insomma, ma leggete dei libri, perché questo contribuisce a sviluppare il vostro grano salis, no? Oggi abbiamo perso, no? Le persone non sanno più leggere, siamo bombardati da messaggi audiovisivi e abbiamo perso questa capacità di leggere. Però leggere un libro, ringrazio, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, fate donazioni, ringraziamo anche Marzia su TikTok. Ci sono anche persone che diciamo non leggono più, invece leggere è molto importante perché non sei bombardato da informazioni. Io credo che sia veramente un qualcosa di importante, no? Se tu leggi, diciamo, è molto importante. Sì, poi oggi leggevo anche nell'abbigliamento, no? Io ho visto le sfilate, tornando al discorso di prima, ho visto sfilate di moda dove oggi gli uomini si mettono le gonne. Ma non soltanto i kilt scozzesi, proprio uomini che vanno in giro con i tacchi e le gonne. E le donne vanno in giro magari con la mimetica e gli uomini. Cioè, ho visto cose di moda dove gli uomini mettono gonne e tacchi e le donne mettono, come si dice, la mimetica e gli anfibi. E ormai è cambiato, è tutto. E purtroppo questo ci va a depenalizzare fondamentalmente, ci va a distruggere. E ricordo che anche su questo canale ci sono i seminari. Chi volesse partecipare ai miei seminari, basta andare sul canale YouTube, appunto Massimo Taramasco, con l'abbonamento base può seguire tutti i seminari che sono al lunedì e al giovedì alle 18:45, ma poi sono anche in differita. Quindi chi volesse
seguire i miei seminari, basta andare sul canale YouTube Massimo Taramasco e fare l'abbonamento base. Questo è fondamentale. Esatto, questo è interessante. Come dice Giorgio, uomini con gli assorbenti, esatto. Purtroppo c'è tutta un'inversione di tendenza, no? Quindi, dicevo, imparare a ridere, imparare a sorridere senza fare risate equine, leggi libri, guarda, documentari, partecipa a seminari, fai cose di questo genere. Dicevo, non svelare tutto subito di te, lascia qualcosa da scoprire, insomma. Ma anche le donne, secondo me, devono imparare ad avere un linguaggio non verbale femminile, un po' materno, un po' accogliente. Perché le donne, oggi c'è l'uomo, salutiamo Betty Kotich, oggi c'è l'uomo che fa il mammo e la donna che decide, governa e fa. No, la donna deve essere femminile, deve avere un linguaggio non verbale accogliente. D'altra parte, la vagina ha proprio questa funzione, no? Di accogliere. Esatto, perché è il ciclo. Esatto. Oggi con gli urli ti dicono c'è le mestruazioni. Oggi le mestruazioni possono averne anche gli uomini. E quindi questo è un punto molto importante. Io credo che sia un punto fondamentale, no? Imparare a sviluppare. Diciamo, imparare a sviluppare la mascolinità. Basta uomini che fanno il mammo, uomini che. No, l'uomo deve essere l'uomo vero, no? Una volta c'era una pubblicità, no? Di un profumo per l'uomo che non deve chiedere mai. Perché è come dire, l'uomo deve avere la potenza penetrante, virile, forte. La donna deve essere accogliente. Ma questo fa parte della natura, no? Tutto quello che esula da questo, secondo me, è contro natura, nel senso che la natura è fatta così. Diciamo, da quando gli uomini e i nostri progenitori primitivi vivevano nella savana, fondamentalmente. Quindi allenatevi diciamo, allenatevi anche. Nella vostra mascolinità e nella vostra femminilità. Sì, uomini e donna truccati, truccati, esatto, oggi gli uomini. Sì, ma io sentivo anche, ma questo è allucinante, che gli uomini spendono soldi per un sacco di soldi nell'estetica, vanno a farsi la ceretta. Ma quando mai gli uomini si andavano a fare la ceretta? Se ti vuoi togliere i peli, usi la lametta, no? Fai il maschio, no? Oppure si truccano, si mettono lo smalto sulle unghie. Cioè, oggi non c'è più religione. No, ma questo non è un'evoluzione. Qualcuno percepisce questo come un'evoluzione, ma in realtà si perde di mascolinità e si perde di femminilità. E questo io credo che sia un danno, diciamo. È molto importante anche, dicevo, poi mettere in atto delle tecniche. Il rinforzo intermittente, ad esempio, è una qualcosa che si può utilizzare che crea un po' di ossessione, no? È una tecnica di condizionamento operante che consiste fondamentalmente nel rinforzare un comportamento solo occasionalmente dopo che questo comportamento si è verificato. Quindi, puoi usare, questa è una tecnica che crea ossessione, è stato sperimentato, Giorgio Camelli lo sa benissimo, anche con i topi di Skinner, però fondamentalmente anche nella seduzione si può utilizzare anche in modo soft, in amore può essere utilizzato. È una tecnica efficace per indurre, diciamo, e far diventare un comportamento persistente. Ovviamente quel comportamento lì, una volta la persona dovrà metterlo in atto fondamentalmente, dovrà metterlo in atto e dovrà imparare ad utilizzarlo fondamentalmente, no? Esatto, i peli, per i peli la motosega, esatto, ho usato la motosega, ho esagerato, grande Giorgio, usavamo la clava lì, la fare lì. Comunque, questo io credo che sia importante, ad esempio. È importante, come dicevo,
rendersi conto che il rinforzo intermittente può essere usato per aumentare la tensione, può essere usato per aumentare l'interesse di un partner. Ad esempio, se tu ti rendi inaccessibile nella maggior parte dei casi e ti rendi accessibile, cioè disponibile soltanto ogni tanto, questo è già, ad esempio, una forma di rinforzo intermittente, perché io sono normalmente inaccessibile e ogni tanto divento accessibile e questo è molto importante. Sì, ma ritorno al discorso precedente, non soltanto l'uomo è andato in crisi, anche la donna è andata in crisi, perché anche la donna oggi, ripeto, mentre ci sono gli uomini che si mettono le gonne e i tacchi, le donne si mettono le mimetiche e gli anfibi, no? E camminano come i bersaglieri, ruttano come i portuali e bestemmiano come, che ne so. Come gli scaricatori, no? Cioè, è ovvio, è cambiato tutto fondamentalmente, no? Ma che tutto in peggio, perché si è mischiato fondamentalmente, no? E purtroppo questo genera, una crisi di identità, genera una crisi di identità. Quindi è molto importante, esatto, donne catramiste, brava! Annalisa, donne catramiste, uomini femme fatale. Però questo non è funzionale alla seduzione, no? Non è funzionale, è una crisi di identità depersonalizzante. Ma comunque, poi dicevo appunto il rinforzo intermittente può essere usato proficuamente, anche ad esempio se tu fai dei complimenti occasionali, no? Perché se tu ad esempio, a un uomo o a una donna lo riempi di complimenti ogni giorno, beh, questo non avrà più nessun valore. Cioè, i complimenti devono essere occasionali e dati soltanto quando la persona fa qualcosa che ti aggrada. Non è che tu devi riempire. Ecco, questo gli uomini, molti zerbini, non lo capiscono assolutamente, no? Vanno a, diciamo, o anche molte donne, poi dipende, a riempire di complimenti sempre, non ha più nessun valore. È come mangiare i ravioli, diciamo, è come mangiare i ravioli tutti i giorni, no? Dopo un po' ti stuferai anche dei ravioli. Quando invece i ravioli, diciamo, acquisiscono un valore perché tu li puoi mangiare solo la domenica, per dire una volta. Che ne so, alla domenica, perché la domenica aveva un suo valore? Perché negli anni 50, 60, 70, alla domenica magari era il giorno che ti mangiavi il dolce, che ne so, qualcosa, le lasagne fondamentalmente. E quindi dava valore, no? Dava valore fondamentalmente, il vestito della festa, il vestito. Oggi che mangiate le lasagne tutti i giorni, vi rimpinzate come delle cose, avete una panza tanta, bevete birra tutto spiano, ci sono gli uomini, non fate nessun allenamento, che hanno le spalline magre, le braccine magre, le gambine magre, il panzone tanto, perché mangiano come degli scorfani. Le donne che si riempiono, diciamo, di dolci, di cose, sviluppano, diciamo, cellulite a tutt'andare. La cellulite diventa praticamente una condizio sine qua non, fondamentalmente, no? Diventa tutta cellulite. Ok, ho aggiunto il Diventate. promemoria all'elenco. Ma che stai Dimmi se dicendo, vuoi che sto aggiunga l'ora a una coglione? posizione. Ma questo coglione, ogni tanto si attiva sto cretino di sì, anche qua ho aggiunto promemoria, ma aggiungiti tua sorella. Oggi, esatto, oggi mangiate cibo spazzatura, esatto, il sabato del villaggio, bravo, il primo segnale, esatto, bravo, bravo. Il sabato del villaggio, quindi uno si preparava alla festa, perché questo dà vitalità. No, dà motivazione. La motivazione è aspettare qualcosa. Oggi invece mangiate come delle capre, diciamo, no? Vi ingozzate come dei maiali, mangiate tutte schifezze, non fate sport. Una volta, cavolo, le persone, anche se non andavano in palestra,
comunque andavano a lavorare, camminavano, no? Facevano l'uomo, camminavano, facevano attività fisica. Io che non faccio attività fisica, però vado in palestra tutti i giorni perché è fondamentale, no? Il corpo ha bisogno comunque di scaricare energie, no? E questo è fondamentale. E invece oggi spesso, quindi questa è un'altra cosa abbastanza negativa, no? Quindi fare dei complimenti occasionali è importante. Creare degli appuntamenti inaspettati, fare qualcosa, diciamo, di imprevisto ogni tanto è fondamentale. Anche i complimenti sull'aspetto, non è che devi farli costantemente, ogni tanto. Questo è un rinforzo intermittente positivo, diciamo, che però dà i suoi frutti. Anche la tua presenza deve essere, diciamo, sviluppata nel modo corretto. È un altro punto fondamentale. Il rinforzo intermittente genera comunque ossessione. Quindi, ad esempio, come dicevo, è importante non essere sempre prevedibili. A volte rinforza il comportamento, a volte no. Non dare spiegazioni. Cioè, tu non è che devi dare spiegazioni, adesso faccio questo, vado là, faccio là. No, devi ogni tanto fare delle cose senza dare motivazioni e spiegazioni, perché altrimenti sarai, come dire, verrai considerata per scontata, verrai data per acquisita o per acquisito. E questo è il canto del cigno della seduzione, il bacio della morte della seduzione. Esatto, brava Elena. Il pranzo a domenica era una festa dove ci si riuniva la famiglia, si mangiavano cibi succulenti ed era un punto fondamentale, no? Ma gli altri giorni invece si mangiava cibi frugali, ci si allenava, si faceva attività fisica, c'erano gli scaricatori. Oggi non alleniamo neanche più la mente. Oggi le persone non allenano neanche più la mente. Perché qualunque cosa devono fare chiedono a Google, non stanno neanche più a pensare, chiedono a Google, devi fare una. Oggi ci stanno rincoglionendo, come diceva Giorgio, è aumentata la tecnologia, ma la tecnologia ti sta comunque distruggendo, ti renderà una persona, come dire, una volta nella foresta vivevano, oggi, cioè, nella foresta, ma non c'è Google, come faccio a spostarmi? Una volta guardavano le stelle e si muovevano, e cioè elaboravano delle informazioni con il nostro cervello. Oggi non, se tu non hai come dire, il Google Maps, non ti muovi neanche a Cinisello Balsamo riesci a muoverti, neanche in una frazione di quattro case riesci a trovarla, perché non sai più cosa fare, no? Non sai più come muoverti. Cioè, abbiamo perso, no? Questo è un degrado, diciamo, che sta crescendo. Salutiamo Kula Unik. Ecco, queste sono tutte cose. Si sono perse e abbiamo perso di seduttività, no? Abbiamo perso. Invece io credo per la donna anche, è importante anche per una donna diventare una femme fatale. Cioè io credo che per una donna ogni tanto perlomeno diventare una femme fatale sia seducente. La femme fatale non è un troione da corsa, ovviamente. La femme fatale è una donna che ha sicurezza di sé, che si muove con grazia e disinvoltura, che ha uno sguardo penetrante, che ha un sorriso seducente, è una donna sensuale che sa usare il suo corpo, che indossa abiti che comunque la valorizzino, no? Non che la facciano sentire, come dire, una di quelle, però che la valorizzino, no? Usa un linguaggio del corpo anche che esprime sensualità, sa essere enigmatica, sa stuzzicare, sa giocare. E questo è fondamentale, non rivela troppo di sé, mantiene un'aura di mistero. Beh, io credo che le donne oggi hanno perso questo, devono imparare a diventare. Non trovi neanche il bagno, esatto, brava Margot, senza il tonton non usi neanche il bagno, brava, bravo Giorgio Cameli. Non trovi neanche il bagno di casa, non sai neanche andare dal vicino di casa se non c'hai il Google Maps.
Ecco, quindi è molto importante trovare una donna che abbia la sua femminilità, che abbia uno sguardo sorridente, che abbia dei gesti eleganti. Cioè, oggi ci sono molte donne che camminano come se dovessero, diciamo, come se fossero dei bersagliere che stanno marciando, no? È veramente, veramente. E invece una donna sa anche dimostrare, no? Può essere anche provocante, può avere degli abiti che valorizzano le sue curve, che trasmettono sensualità, femminilità, anche la voce. No, una femme fatale ha una voce sensuale, suadente, trasmette fascino, trasmette mistero. Quindi questo è un po' importante imparare ad utilizzarlo, diciamo, perché porta comunque dei risultati fondamentalmente, no? Anche mantenere poi il distacco dal risultato. Questo l'ho detto tante volte, ma il distacco dal risultato nella seduzione è comunque un must. Esatto, oggi sei sensuale come Maria De Filippi, che va bene, sembra un TRANS. Che ci dice Patrizia Brava? Cosa dice Patrizia? La nostra Patrizia Perotti, che ci ha detto Patrizia? Non la vediamo, vabbè. Comunque, il mio abbigliamento preferito, che non... Ah, stasera infatti esco tacchi a spillo, abito nero attillato, giacchetta corta. Brava, brava Patrizia, brava, seducili sti maschietti, ma lascia perdere quelli che sono, quelli che c'hanno, lascia perdere i maschi col fondotinta, vai da quelli più maci, perché quelli col fondotinta vanno a cercare appunto la Maria De Filippi lì con la voce. Lascia perdere i maschi col fondotinta e col fard. I maschi col fard, lasciamoli perdere. E comunque questo è credo che sia un punto fondamentale. Quindi queste sono un po' le basi, no, della seduzione. Io credo che veramente soltanto riscoprire per una donna la femminilità e rafforzare la femminilità, e per un uomo rafforzare la mascolinità oggi è un'interruzione di schema pazzesca. Oggi è veramente un'interruzione di schema pazzesca. Bene, comunque, detto questo, ricordo che alle 21 ci sarà la premiere, quindi chi fosse interessato alle 21 a partecipare alla premiere può partecipare. E poi ricordo.